Da quel tempo io capivo il dolore che Lincoln provava. Si torna dalla guerra sperando di trovare pace. Ma Lincoln non ha trovato altro che dolore. Un dolore straziante. Una cosa del genere non può che farti sprofondare in un abisso. Comunque io pensavo... Pensavo... O meglio, speravo di poterlo aiutare a trovare un po' di pace. E magari di riuscire a distogliere la sua attenzione dai Marcano. Lui era in coma quando affidammo Sammy ed Ellis a Dio. E quindi non ha avuto la possibilità di salutarli. Credevo che se l'avesse fatto, avrebbe potuto tentare di condurre una vita normale. Ma non avrei potuto commettere un errore più grande. Non lo riconosco più. Sono convinto che tornare al bar di Sammy ti farà molto bene, Lincoln. A dire la verità, padre, non ne vedo il motivo. Dire addio è sempre difficile, ragazzo. Ma devi iniziare ad affrontare il dolore. Ma non mi darà ciò che voglio, padre. Magari ciò che vuoi non è ciò che ti serve. Ieri ha chiamato tua zia Lily. Voleva sapere come stai. Credo che abbia deciso di occuparsi del bar di Sammy. Non capisco perché. È ridotto malissimo. È sempre stata una donna caparbia. Forse non lo ricordi, ma dopo la morte di Perla, Sammy attraversò un periodo buio cercando di superare la perdita. Iniziò a far lavorare le ragazze nel retro del bar a ogni ora della notte. Lily si arrabbiò a morte. Entrò nel bar come una furia e cacciò via le ragazze, i clienti e persino i dipendenti di Sammy. Non l'avevo mai vista urlare così contro suo fratello. Mi ha detto che stava insultando Perla, ma soprattutto che così faceva del male a voi ragazzi. Stava distruggendo gli insegnamenti di vostra madre. Da quel giorno, nel bar non ci fu mai più prostituzione. Ah, tutto ciò che ricordo di quel periodo è che zia Lily ci portò a dormire da lei per un po'. Mangiavamo gelato ogni sera. Per proteggervi. Una famiglia del genere è un dono di Dio. Parcheggia davanti. Dobbiamo entrare. Ehi, ma che cazzo? Aiutami! Oddio, stanno arrivando! Chi arriva? Loro. Torna subito qui, Anna. Sta con lei. Andiamo. Forza. Voglio vederlo sanguinare! È quel cazzo! Ho un membro in meno! Torna qui! Come ti chiami, cara? Anna. Andrà tutto bene. Lincoln, lei è Anna. Quei tipi? Me ne sono occupato. Se ne arrivano altri, vi voglio al sicuro. Una delle mie parrocchiane è fuori città. È a un appartamento a Tickfo. È sicuro? No. Tu non puoi capire. La porto là. Vieni da me quando hai finito. Va bene. Andrò a dare un'occhiata all'interno. Coperti di sangue. Coperti di sangue. Coperti di sangue. Non si passa. Cristo, che cazzo era quella gente? Forse dovrei scattare qualche foto.
Ogni cadavere ha qualcosa da raccontare. Gli hanno sparato mentre scappava. Segni di corde. Devono averlo legato. L'hanno trascinato qui. Ma lui ha provato a scappare e gli hanno sparato. Ma che cazzo ci facevano qui? Allora, che ti è successo? Interessante. Niente segni di corde o catene. L'hanno pugnalato allo stomaco. Non ho mai visto carte del genere. Il fiore è disegnato a mano. È una specie di tatuaggio. Forse significa qualcosa. Avete preso di mira la ragazza sbagliata. Coperti di sangue. È quello che ripete sempre Anna. Sembra roba per un rituale. Questi segni sono strani. Ho tutto ciò che mi serve. Devo incontrare padre James. Durante la Seconda Guerra Mondiale veniva chiamato sfinimento da battaglia o anche stress acuto da combattimento. Ma psicosi traumatica è il termine che mi sembra più adatto. Lo abbiamo sentito dire tutti quanti che la guerra è un inferno. Non c'è da sorprendersi. Pensate al dolore, al rimorso e alla rabbia per ciò che si era costretti a fare in quelle situazioni disperate. Ti segna nell'anima. Quindi io ho capito subito che quello che stava passando quella ragazza era una specie di guerra. Perché nei suoi occhi bruciava l'inferno. Ho parlato con Anna a proposito di quei tipi al bar di Sammy. Lo sai che non l'hanno trascinata loro? Li ha seguiti lei, spontaneamente. Ma non ha alcun senso. Cioè, la ragazza stava scappando terrorizzata.
E nel bar di Sammy c'erano tre parole scritte sul muro. Coperti di sangue. Mai visto nulla del genere. Tieni. Sammy non vi raccontava mai storie sugli Osanglot. Certo. Pensavo volesse spaventarci. Tu lo sai cosa vuol dire Osanglot? Significa coperti di sangue. La loro origine risale ai primi coloni che giunsero qui per iniziare una nuova vita. E invece trovarono soltanto morte. Tutto cambiò quando iniziarono a utilizzare nuove cerimonie per le loro pratiche religiose. I sacrifici umani. Quella parte non la scorderò mai. Secondo te Anna è una di loro? Tutto quello che so è che quella ragazza è invischiata con gente davvero molto pericolosa. Lincoln. Devo mostrarti una cosa. Tu sai di che si tratta? Bonnie, ascolta, cara. Ormai ti tengo d'occhio da settimane. Ho visto cosa sei costretta a subire. Oh, non va così male. E che mi dici di Phil che non riesce a staccare le mani dal tuo culo? E del fatto che questi bastardi non ti lasciano mai la mancia? Non va così male. Questo posto non potrà mai renderti felice quanto meriti. Ma noi sì che possiamo. Perché sei così gentile con me? Forse non dovresti chiederti perché io sono così gentile con te. Ma perché nessun altro lo è mai stato prima. Unisciti a noi, mia cara Anna. Bonnie mi ha fatta sentire accolta e importante. Per questo sei andata da Sammy? Non mi hanno dato scelta. Dicevano che era l'unico modo per purificarlo. Lasciami andare. Non dirò niente. Ti prego. Ho provato a fermarli. Non ce l'ho fatta. Ho pensato solo a scappare da lì e poi lui... quelle urla. E le lacrime... E il sangue sta soffocando. Tutto quel dolore. Guardami, Anna. Le persone così sanno molto bene come indottrinare gli altri. Dove ti ha portata Bonnie dopo? Un nightclub. Il Nuit Blanche è lì che fanno entrare le persone nella famiglia. Sì, lo conosco. Un locale hippie in centro. E avere quella carta è l'unico modo per riuscire a entrare. Capito. Io... Ehi, sei stata brava, Anna. Sono stata brava. Stata brava. Guardati dal cielo che cade! La mente vola. La carne consuma. Quando il cielo precipita, la mente vola. La mente vola e la carne consuma. Le servono cure mediche. Dottori e infermiere che la controllino. Credi davvero che sia possibile? Che cureranno una senza un soldo? La sbatteranno dentro a un manicomio e... se ne dimenticheranno. Sappiamo bene tutti e due come questa città aiuta i poveri e i malati. Quindi non ha che noi. Tu fa quello che devi fare, figliolo, mentre io le darò qualcosa da mangiare. Grazie, padre.